Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Dunque, oggi volevo presentarvi questo bellissimo e anzi direi fantastico giochino che si chiama The Man Green Plastic Warfare. Dunque, non è nient'altro che un giochino online, multigiocatore, sparatutto naturalmente. Potete anche giocare in co-op, quindi magari voi contro qualche vostro amico oppure voi magari contro altri giocatori online. Dunque, l'ho comprato su Steam e l'ho pagato, se non erro, sulle 9 euro perché c'erano i saldi in questo periodo. E vi volevo far vedere innanzitutto le varie tematiche per quanto riguarda i vari campi di battaglia, diciamo così. Quindi sono tutti ambientati in, diciamo, parchi, divertimento. Quindi abbiamo il biliardino, abbiamo il tavolo tutto pieno di vari giocattoli, abbiamo un semi acquario, poi abbiamo questo qui che non è nient'altro che dobbiamo utilizzare il lanciafiamme per sciogliere dei cubi di ghiaccio e liberare un dinosauro. Questo che è l'acquario, questo qui non ci ho ancora giocato, però sembra una cucina, un piano di lavoro di una cucina. Un trenino, che questo qui è molto bello, dovete conquistare le bandiere dei vostri nemici proseguendo appunto tra i vagoni. Questo non l'ho ancora giocato, ma da quello che ho visto, questo qui non è nient'altro che una torta di compleanno e noi dobbiamo andare a conquistare questa torta incendiando le varie candeline. Questo è un livello, diciamo, un cittadino, e questo è un altro livello appunto con i vari giochi. Allora, in questo gioco qua non ci sono abilità da acquistare oppure da incrementare, quindi si è tutti pari, tutti abbiamo le stesse armi, tutti abbiamo le stesse munizioni, quindi di conseguenza sta, diciamo, un po' alla bravura anche del giocatore. Io sinceramente sono una schiappa, quindi non aspettatevi nulla di che. Comunque, vediamo un po' di iniziare subito. Innanzitutto bisogna andare su server list e aggregarsi a un server. Adesso lui cerca, cerca, cerca. Ok, questi sono i giocatori in questo server, 16 su 16. Quindi noi andremo a iniziare a partecipare a un server che appunto non è completo e vediamo un po' cosa ci si prospetta. Ok, iniziamo subito la battaglia. Come potete vedere in basso sulla destra abbiamo le munizioni e le varie armi, abbiamo il mitra, abbiamo il fucile da cecchino, abbiamo il fucile pompazza, abbiamo il lanciamissili e abbiamo il lanciafiamme. Ok, quindi vediamo un po'. Di farci uccidere subito. Come ho fatto un paio di partitine precedentemente, sinceramente ragazzi, è uno di quei giochini che a vederlo così sembrerebbe un giochino, diciamo, stupido, però alla fin fine è uno di quei giochini lì che ti tengono attaccato allo schermo per il semplice fatto che continui magari a perdere o magari perché sei più bravo a vincere, e di conseguenza continui appunto a giocare. Prima volevo fare giusto una partitina così veloce e mi sono rimasto qua più di un'ora incollato allo schermo. Come manovrabilità dell'omino, dunque possiamo fare gli scatti. In basso a sinistra, come potete vedere, c'è una pila e quella pila lì va a ricaricarsi in base ai vari scatti che voi fate. Poi abbiamo le capriole, possiamo inchinocchiarci. Ok, qui ci hanno seccato subito, non è che ho fatto tempo a rientrare. Qua anche. Non preoccupatevi ragazzi, perché io sono veramente una schiappa in questo gioco qua. Quindi di sicuro saranno più le volte che muoio che le volte che riesco a ammazzare qualcuno.
abbiamo la nostra squadra, diciamo, ha vinto. Io sono arrivato ultimo, naturalmente. I caricamenti sono molto veloci e anche per quanto riguarda l'entrata in partita, come potete vedere, anche questo è molto veloce. Diciamo che siamo sui 20 secondi per aggregarsi e ulteriori, mi sembra, altri 10 secondi per accettare la partita. Possiamo invitare gli amici e possiamo cambiare anche il team. Infatti, vedete, 20 secondi sono passati qua e altri 10 per iniziare il match. Questo qui, come vi dicevo prima, è un livello, diciamo, in un freezer. E dobbiamo andare a sciogliere il cubetto di ghiaccio, questo qui centrale, per riuscire poi a scendere . Ok, stavo dicendo, per poi così riuscire a scendere e arrivare al livello sottostante per poter liberare il dinosauro. Ragazzi, forse uno sono riuscito a ucciderlo. Adesso ci ha seccato. Come potete vedere, ragazzi, il respawn in partita è molto veloce, sono circa 5 secondi, quindi è una cosa molto veloce. Naturalmente anche qua ci sono chi va a camperare inutilmente, invece andare a girare la mappa. Vediamo un po' se riusciamo a ammazzare qualche nemico. Naturalmente, ragazzi, io la mia linea internet è quello che è, quindi molte volte lagga e quindi di conseguenza non mi è possibile essere competitivo con gli altri giocatori. Ok, qua ne abbiamo ammazzato uno e ci hanno seccato. Comunque, in qualsiasi caso, come vi stavo spiegando prima, bisogna andare qua con il lanciafiamme. Qui addirittura non mi era neanche uscita l'arma, però sinceramente è la mia linea, ragazzi. Perché il giochino, guarda, devo dire che è spettacolare. È una cosa, diciamo, ben fatta e molto simpatica. Allora, adesso che il cubetto di ghiaccio si è dissolto, possiamo andare giù con il lanciafiamme e, come potete vedere, c'è questo dinosauro qua da dover... Ecco, da dover sciogliere il cubetto e liberare il dinosauro. Dopodiché dovremmo aver vinto il match. E adesso si svolge tutto sotto. Sì, non ci ha neanche fatto lasciare il tempo di poter arrivare al livello sottostante. Allora, vediamo di riuscire a...
abbiamo finito le munizioni. E lui naturalmente con il lanciafiamme ci ha seccato. Ok, questo l'abbiamo inchiappettato. Ecco, bisognerebbe fare un lavoro di squadra, diciamo così, che ti copre le spalle e altri giocatori che vanno a sghiacciare il dinosauro. Ok, quello l'abbiamo fottuto. Quello anche, vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti a sbrinare sto coso qua. Ecco, è naturale che se stiamo tutti qua a sbrinare il dinosauro, nessuno ci guarda le spalle, infatti. Proseguiamo. Perfetto, ci hanno inchiappettato con un bel lanciamissili. Ah, va, la bicia, va. Ok, ritorniamo giù. Allora, visto che loro vengono a romperci il cazzo noi, allora andiamo anche noi di là da loro. Così, proprio così. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Infatti hanno vinto gli altri. Però diciamo che nella classifica di questa partita non sono arrivato ultimo. Siamo arrivati quart'ultimi, se non sbaglio. Quindi, come potete vedere, ragazzi, è un giochino molto simpatico. A me piace, poi non so voi che gusti avete, però naturalmente non è come i soliti giochi che trovate sul mio canale, che è il tipo Fallout 4, tipo Mad Max o roba del genere. Però in qualsiasi caso anche questo giochino qua, giocato con amici giusto per passare il tempo in compagnia e farsi quattro risate, è molto bellino. Ok amici, io direi che il nostro episodio con questo giochino qua, diciamo fantastico, termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo e nel caso se siete iscritti al canale iscrivetevi, se è piaciuto il filmato lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, un saluto a tutti da GraceGamer78.